Buongiorno, bentornato Matteo Milani, buongiorno, ben ritrovato qui su Millennium. Buongiorno a tutti, ben ritrovati voi. Ecco che bello, il collegamento è sempre bellissimo, lo dico perché ci guarda in televisione oltre che ascoltarci in radio, perché è tutto in diretta live sia in radio che in TV in contemporanea. Dunque, Suzuki a Milano, volete completare la frase? Ovviamente, ormai lo abbiamo inculcato come un mantra, è Milani, perché a Milano è Milani. Sono 27 anni di storia di Suzuki Milani, dal 1969 a Milano, infatti ormai è un'istituzione per tutti i milanesi. Oggi di nuovo ospite appunto Matteo Milani, ci fa entrare nel vivo della concessionaria Fratelli Milani e poi di tutti i servizi che offrono, per cui come sempre un excursus un po' 360 gradi. Buongiorno Matteo, dunque ieri abbiamo parlato di famiglia Milani, però ci racconti di più della vostra appunto grande famiglia, questo è un tema centrale. Sì, ieri abbiamo parlato un po' di storia, la storia che parte alle mie spalle qua dal nonno vice campione mondiale in motociclismo. Parlerei oggi forse un po' più di attualità, di che cosa siamo oggi. Come hai annunciato tu, è 27 anni che siamo Suzuki, ma è dal 69 che siamo sul mercato. Siamo un'azienda a conduzione familiare proprio, perché abbiamo 4 consulenti commerciali, abbiamo 4 persone dedicate, quindi tecnici all'officina, 2 persone dedicate al magazzino e altre 4 persone al back office, oltre logicamente ai 2 fratelli Milani che ancora ad oggi sono il papà e lo zio, sono assolutamente ancora sul pezzo e lavorano attivamente in azienda. Di queste persone 5 persone sono della famiglia, 5 ecco. Persone sono della nostra famiglia, partendo dai 2 fratelli Milani, a me, mia cugina, poi abbiamo inserito la 4ª generazione, quindi definirci una famiglia è normale e in questo cerchiamo di coinvolgere anche quelli che sono i nostri clienti, perché li vogliamo sentire parte di noi. Un team è quindi ricco di persone, i protagonisti, quello di Fratelli Suzuki a Milani, dove appunto il senso di famiglia è predominante, ricco anche poi con la gamma di veicoli che offrite, sempre più all'avanguardia e tecnologici. Concentriamoci però adesso, Matteo, sui servizi, appunto. Indipendentemente che siano componenti della famiglia o meno di sangue, poi alla fine sono tutti della famiglia Milani, e quindi quali sono i servizi che offrite nelle vostre concessionarie? Allora, i servizi in concessionaria sono veramente a 360 gradi. Partiamo da quello che è un lavaggio basico dell'automobile, arrivare alla demolizione, dove in mezzo abbiamo l'assistenza che è importantissima e fondamentale, quindi dalla manutenzione normale alle riparazioni di carrozzeria. Abbiamo il servizio pneumatici, quindi il servizio inverno-estate, piuttosto che un cambio normalissimo. Tutto questo ha anche come servizio al cliente il fatto che andiamo a casa a prendergli la macchina e gliela riportiamo. Penso che tutto questo sia possibile proprio per il fatto che siamo un team familiare, e quindi lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, ovvero quello di soddisfare il nostro cliente con i nostri servizi. E tolti i servizi che sono legati all'assistenza, abbiamo poi tutto quello che può essere il servizio assicurativo, che è legato logicamente alla vendita, l'estensione di garanzia che porta la macchina a 5 anni di garanzia, o addirittura per alcuni modelli addirittura arriviamo a 10 anni di garanzia. Direi che andiamo a seguire il cliente per molto molto tempo. E questo poi si vince anche con i nostri collegamenti, perché il servizio concretamente, sicuramente, oltre ad essere professionale, è molto di vicinanze, c'è proprio il tema di aiutare come una famiglia, anche magari le famiglie che si affidano a voi e scelgono un veicolo della vostra gamma. La gamma, qual è la gamma, Matteo, sulla quale date tutti questi servizi che abbiamo raccontato? Allora, oggi abbiamo uno dei nostri best seller qua di fianco a me, che è Ignis, che è la più piccolina, 3,70 m. Dopo passiamo a Swift, 3,80 m. Il salto successivo arriva a Vitara, 4,18 m, S-Cross, 4,30 m, per arrivare alle ultime due, che sono le più grosse, che sono Swayze e Across, che sono vetture da 4,60 m-4,70 m. Tutta la gamma, lo voglio ricordare, è importantissimo che lo sia, è hybrid, dove abbiamo il mild hybrid nelle versioni più piccole, perché in città un full hybrid aiuta, ma poi quando andiamo fuori città si potrebbe limitare in alcune cose, e sulle vetture più grandi invece abbiamo il full hybrid, per arrivare all'ultima che addirittura è plug-in, quindi ha 80 km di autonomia completamente elettrica. Non finisce qui il mondo Suzuki, non finisce qui il mondo di Fratelli Milani a Milano, perché Motore 1000 torna domani alle 10:30, sempre nella mattina di Millennium. Per oggi noi ringraziamo Matteo Milani, appunto della concessionaria
andare a Fratelli Milani, dove trovate l'auto giusta per voi, nuova o usata, e tante offerte da non perdere. Visitate il sito fratellimilani.com, scritto puntato, quindi FLLIMilani.com. Andate in viale Ortles 1113 a Milano, in viale Papignano 21, e ricordatevi, Matteo, lo dico bene? Suzuki a Milano è Milani. Esatto, vi aspettiamo, grazie. Da 27 anni, buona giornata a voi.